Puoi partire anche tu. Provando. Perfetto. Ok, sono online anche io. Amen, e siamo anche in pubblico. Amen, perfetto. Shalom, Shabbat Shalom a tutti, cari amici, fratelli e sorelle. Benvenuti finalmente a questo quinto appuntamento insieme al fratello Evangelisti. Ci siamo presi qualche settimana di pausa, visti i nostri impegni, ma rieccoci qui, riuniti nel nome del Signore per continuare il nostro studio sulle beatitudini. Shalom, pace a te, fratello Alessio, e benvenuto. Pace a te e a tutti i fratelli e amici del tuo canale e saluto anche i fratelli che seguono questo piccolo canale, il mio Amen. Amen, amen. Dunque, oggi parleremo del sesto capitolo, magari affronteremo una prima parte, in base al tempo che avremo a disposizione, i primi due paragrafi, ovvero quello dedicato al formalismo religioso e quello dedicato forse a uno dei brani più belli di tutta la Bibbia, il famoso Avinu, il Padre Nostro. Ecco, a breve leggeremo singolarmente questi paragrafi, poi li commenteremo come consueto, versetto per versetto, ma prima di iniziare, il fratello Alessio voleva condividere un pensiero sull'argomento schiavitù in rapporto alla scrittura, alla fede in Gesù e poi quello che storicamente ha comportato quello che il Nuovo Testamento ha insegnato riguardo alla pratica della schiavitù. Fratello, a te la parola, ti ascoltiamo. Amen. Allora, niente, io vorrei in maniera molto succinta e breve, perché richiederebbe proprio tutto un video, però già che ci siamo, apriamo questa, diciamo, piccola, tra virgolette, parentesi, ovvero ci sono tre aspetti molto importanti che si sono concretizzati nel mondo. Ovvero l'abolizione della schiavitù, la pariteticità fra uomo e donna e la giustizia è uguale per tutti, sono concetti che oggi noi in Occidente diamo per scontato, ma che in verità non lo sono mai stati nei millenni, anzi. Ora, queste cose si sono concretizzate grazie al cristianesimo. Quindi la falsa credenza che la Bibbia appoggerebbe la schiavitù perché nell'Antico, nella Torah, questa viene legiferata, questo non è vero. Anzi, nel momento in cui l'uomo pecca, il Signore dice: nel giorno che tu mangerai, allora morirai. Nell'originale c'è scritto mort, ta morte, quindi morire, morirai. Questa morte è stata sia di tipo spirituale che di tipo anche materiale. Quindi l'uomo è morto spiritualmente, è morto materialmente perché appunto è entrata la vecchiaia, la malattia e tutto quanto, ma è morto anche nel senso che tutto questo ha comportato anche, perché in un verso ha molti significati, che l'uomo si uccidesse con l'uomo. Quindi, se questo peccato ha concretizzato addirittura il fratricidio, quindi se fra fratelli ci si uccide, vedi Caino e Abele, immaginati chi non ti è nulla. Quindi uccidere l'uomo uccide l'uomo, l'uomo uccide l'uomo in tutte le maniere, fra cui l'uomo ha iniziato a uccidere il suo prossimo proprio con la schiavitù. Quando il Signore arriva con la Torah, con il Matan Torah, cioè che consegna la Torah, che succede? Che già la situazione si era creata, ma non per volere di Dio, ma perché l'uomo aveva tolto la parola di Dio e si era incamminato appunto per la sua propria via, ecco, l'uomo gnostico. Quindi il Signore andrà a legiferare la schiavitù, ma lo farà in maniera tale intanto di creare dei diritti agli schiavi, e tutti questi diritti, ora io vado correndo, è molto più complessa la situazione, tutti questi diritti che
man mano che passeranno i secoli, poi la parola di Dio si andrà sempre di più completando, perché la parola di Dio non è completa nell'Antico Testamento, la parola di Dio si completa con tutti e 66 libri, attenzione, man mano che si andrà completando, la scrittura presenterà un discorso che l'uomo ha un'anima, ha una vita, e questa vita non si può dire sacra, no, ma non mi viene un altro termine, insomma questa vita va tenuta molto da conto. Quindi la schiavitù viene legiferata, sì, ma la schiavitù viene legiferata in maniera tale che poi l'uomo abbia tutti gli strumenti per capire che questa deve essere abolita. Infatti quando Paolo scrive agli schiavi non sta dicendo Dio vuole questo, no, semplicemente, oppure non sta scrivendo ai re del tempo che praticamente gli dava il permesso di fare gli schiavi, ma è un dato di fatto e Paolo ne prende atto e dice già che se siete schiavi, ma la vostra vita è di Cristo, quindi non fate caso di tutto questo, ma man mano che i secoli passeranno, proprio questa parola di Dio è ciò che concretizzerà la liberazione degli schiavi, l'abolizione della schiavitù, e l'Occidente, che poi è, diciamo, il motore portante di tutto quanto il cristianesimo nella storia, anche se nasce in Medio Oriente, sarà proprio questo che andrà in direzione per l'abolizione del cristianesimo, anche laddove il cristianesimo non viene accettato, e premerà per esempio l'abolizione della pena di morte e così via discorrendo, che poi ci riesca, che poi non ci riesca, che poi c'è la corruzione, questo è un altro discorso, ma quello che io voglio dire è che Matteo capitolo 5, Matteo capitolo 6 e Matteo capitolo 7, se tu li leggi molto attentamente, forniscono al lettore tutti i parametri possibili, immaginabili, perché si possa abolire la schiavitù, perché ci possa essere la pariteticità fra uomo e donna e perché la giustizia possa essere uguale per tutti quanti. Si trova lì che poi l'uomo ci ha messo tanto per capirlo, questo è un altro discorso, ma qui si trova esattamente tutto quanto. Non so se ho detto bene, caro fratello, perché è tutto, diciamo, abbastanza improvvisato, se vuoi aggiungere o correggere qualcosa. Sì, 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 hai detto correttamente, anche perché quando la scrittura affronta un argomento, per esempio la schiavitù, ce lo presenta in tutte le sue sfaccettature, non solo in parte. Ad esempio, noi abbiamo il concetto di schiavitù come qualcosa di solito ovviamente negativo, ma all'epoca, diciamo, c'erano sia gli schiavi che venivano resi schiavi dagli altri, sia coloro che si facevano schiavi da se stessi. Per esempio, una persona povera che non sapeva se riusciva a campare all'indomani, andava in casa di qualcuno, di un ebreo, e gli diceva: per favore, accoglimi in casa tua, ti servirò per tutta la vita. Ecco, quindi a volte la schiavitù uno la faceva proprio per non morire di fame. Allora poi c'erano quei casi in cui lo schiavo, dopo aver terminato la sua, diciamo, il suo servizio settennale, poteva scegliere o se ritornare libero oppure se continuare a rimanere in casa del suo signore. Per esempio Giacobbe si è fatto servo dell'Egitto, è stato accolto in Egitto, ha servito gli egiziani fino a quando poi questo servizio pacifico è diventata vera e propria schiavitù, per come siamo abituati a intenderla questa parola. Ecco, quindi, diciamo, anticamente c'era lo schiavo che era felice di essere tale e c'era quello che invece soffriva, veniva torturato, quello che poi hanno patito gli israeliti. E giustamente poi non c'è null'altro da aggiungere a quello che hai detto, perché la scrittura, una volta completata, allora lì sì, veramente, che ha iniziato a condizionare la società del mondo intero, tanto in Occidente quanto in Oriente. Quindi, che tu sia credente o no, che stai ascoltando, sappi che indirettamente la tua vita è condizionata da un uomo che ha cambiato le sorti dell'umanità, e questo è Gesù Cristo. Quindi, che tu ci creda o no, è così. Non dire no, non me ne frega niente, non è vero, non sono mai stato condizionato. No, tu vivi in questa società
tanto io quanto tu, che tu ci creda o no, è così. Bene, quindi io ringrazio il fratello per questa introduzione interessante, perché riguarda l'argomento delle beatitudini, perché proprio perché c'è stata l'abolizione, proprio perché il sermone affronta le beatitudini, possiamo dire beati coloro che non sono più schiavi del peccato, ma sono servi dei figli del Padre e di Cristo. In un certo senso non cessiamo di essere schiavi da un punto di vista, un certo punto di vista, perché anche Giuda si definisce io schiavo, servo di Cristo. Ci sono signori e signori, quindi se proprio, visto che abbiamo anche la possibilità di scegliere di chi essere servi o schiavi, scegliamo di essere servi del padrone giusto. E in questo caso no. È servo del peccato, è schiavo del peccato. Appunto, perché non ci sono vie di mezzo. O sei con Dio o non sei con Dio. Quindi scegli. Io ti metto davanti la vita e la morte. Scegli, altro che predestinazione. Scegli. Se mi permetti una sola cosa, caro amato fratello, questa è molto importante. Voi sapete che io ho questa deformazione sull'escatologia, ma questa proprio c'entra. In Matteo 24, non mi ricordo il verso, io non mi ricordo mai i versi, comunque c'è un verso che dice che questo Vangelo sarà predicato, entrerà in tutto il mondo. Ok, ma quando si è adempita questa profezia? Domanda. Buona domanda, vero? Questa profezia si è adempita nel secolo scorso, agli inizi del secolo scorso, tra il 1901 e il 1903, in tre punti diversi degli Stati Uniti di America, 15 anni fa la studiai bene la cosa, ecco perché so che è partita da tre punti, perché alcuni dicono una cosa, altri ne dicono un'altra, chi ha ragione tutti, perché è partita da tre punti diversi. Il cosiddetto pentecostalismo, ok, è partita questa cosa qua e per la prima volta nella storia, questo amati è molto importante, dal 1901-1903 in soli 50 anni, cioè nel 1955, non esisteva, e sfido chiunque a investigare e dimostrare il contrario, nel 1955 non esisteva una sola nazione sulla faccia della terra dove non fosse entrato il cristianesimo. Si parla di nazioni, poi che tutte le genti, poi così come, apro parentesi, inizia il cristianesimo dagli ebrei, non dai gentili, la chiesa sarà tolta e i 144.000, gli ebrei, finiranno di portarlo a tutte le persone. Ma per quanto riguarda le nazioni, per la prima volta è entrato in tutte le nazioni in questa data qua e si è adempiuta la profezia di Matteo 24, non mi ricordo il verso. E questo che è successo ha fatto sì che abolizione della schiavitù, e pariteticità uomo e donna e la legge uguale per tutti, ok, almeno questi principi, almeno sulla carta, ci fossero. Non so se sei d'accordo, se vuoi aggiungere qualche cosa, fratello. Non ti si sente? Mi senti? Sì, sì. Ok, perfetto. Aggiungo solo un piccolo dettaglio su quanto hai detto, la legge è uguale per tutti. Questo concetto è già esposto nella Torah. Ci sia la stessa legge tanto per l'israelita quanto per lo straniero, per chi vive in Israele. Quindi vediamo che la Torah è uguale per tutti, era già scritta nella Torah, quindi sì. Bene, dopo aver riscaldato le corde vocali con questa ampia introduzione, tuffiamoci nel nostro bel testo di Matteo 6. Allora, il primo paragrafo è la condanna al formalismo religioso. Vediamo che cosa ha da insegnarci Gesù, il nostro Signore. Così dice la parola di Dio. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe
e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la tua destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Ecco, questo paragrafo è molto bello perché tocca più lo stesso argomento citandolo più volte. Ve lo faccio notare. Scusate un attimo, qua si è aperta una pagina che non si deve aprire. Ok. Il paragrafo termina parlando di ricompensa. Poi si parla di... dove si dice... Si parla di premio presso il Padre vostro, che è nei cieli. Altrimenti non avrete il premio. Quindi si parla di premio e si parla di ricompensa. Ecco, il concetto di premio e ricompensa, in sostanza, è quello che ci si aspetta da una buona condotta. Se fai il bravo, ti do la caramella, in sostanza. Ma qui si sta dicendo che questi ipocriti, questi... coloro che pregano in pubblico o fanno determinate cose, non è che sbagliano perché lo fanno in pubblico, ma con il fine per il quale lo fanno. Ora, prima di addentrarci ancora, diciamo che questo capitolo, fino al capitolo 7, tratta dello sviluppo della vita del regno nel mondo reale. Quindi Gesù espone i principi della spiritualità della vita religiosa, i primi 18 versetti del nostro capitolo, della vita quotidiana, il resto del capitolo 6, e nelle relazioni comunitarie a partire dal capitolo 7. Quindi in questi primi 18 versetti, che poi terminano con il discorso sul digiuno, che non affronteremo oggi, Gesù fornisce esempi di come la fede di una persona quindi può essere espressa in modo ipocrita. L'ipocrisia nel dare ai bisognosi, l'ipocrisia quando si prega e l'ipocrisia quando si digiuna. Ecco, dare ai bisognosi, la preghiera e il digiuno sono dei doveri, ma queste cose si possono fare anche con ipocrisia. Ora, qua si parla di davanti agli uomini, fare queste cose davanti agli uomini, ovvero che gli atti pubblici di obbedienza sono comunque preziosi e onorevoli, perché bisogna dare una testimonianza alle genti. Ma se questi atti pubblici sono fatti solo per il bene del proprio riconoscimento e per essere lodato dagli uomini, allora Gesù ci dice che non ci sarà ricompensa da parte di Dio. La loro ricompensa è l'applauso delle persone. Perché allora qui Gesù sta dicendo che a loro verrà negata una ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli? Questa ricompensa si riferisce, in termini di Torah, alle buone azioni che ti fanno accumulare tesori in cielo, e questo poi ne parleremo nella seconda parte di questo sesto capitolo, dove si parla appunto dei tesori in cielo. Non fatevi tesori sulla terra, ma fatevi tesori in cielo. I tesori in cielo di cui si parla, di cui si sta accennando qua, il premio, la ricompensa, riguardano l'Olam Abba, il mondo a venire. Durante il millennio, questo è quello che io, diciamo, mi è dato di comprendere, ci saranno date delle ricompense. A chi sarà dato tanto, a chi sarà dato un po' di meno, a chi non sarà dato nulla, comunque il concetto di premio e ricompensa riguarda l'osservanza dei comandamenti. Che non dipende l'osservanza dei comandamenti la salvezza dell'individuo, perché quella si ottiene per grazia mediante la fede, ma le ricompense sono date in maniera proporzionata alla tua osservanza dei comandamenti. E infatti si dice la scrittura: coloro che avranno insegnato la Torah ma non l'avranno messa in pratica saranno chiamati minimi nel regno dei cieli, ovvero nell'Olam Abba. Ma invece chi avrà insegnato e oltretutto l'avrà anche messo in pratica sarà chiamato grande. Ecco, già questa è una ricompensa. Una ricompensa dove si verrà considerati uomini illustri. Ecco, il Signore lo dice qua molto chiaramente. Perché mentre tu
fai l'elemosina nel segreto per non farti vedere dagli uomini, allora il Signore, il Padre, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa e ti renderà, come dire, illustre davanti agli uomini. Ma non perché uno deve andare a ricercare la fama, ma perché queste sono le ricompense previste per coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola di Dio. Ora, qua si usa la parola ipocrita, che noi abbiamo imparato ad intenderla come un termine negativo. Ma all'epoca di Gesù la parola ipocrita aveva due significati, uno positivo e l'altro negativo, e quello negativo per eccellenza viene diciamo attribuito ai capi religiosi, tant'è che fariseo, la parola fariseo, sadduceo, scriba, vengono usati oggi come sinonimo di ipocrita, ma che di fatto non significa ipocrita queste parole. Ora, all'epoca di Gesù, chi erano gli ipocriti, al di fuori dei capi religiosi? Erano semplicemente degli attori di teatro. Cosa fa un attore? L'attore recita un ruolo, recita una parte che non c'entra niente con la sua persona reale. Quindi gli ipocriti erano, quelle persone che recitavano al teatro, erano gli attori. Ecco, questo status di attore Gesù lo applicava ai capi religiosi, quelli che noi oggi, diciamo, in un certo senso, chiamiamo i predicatori. Ecco, questa ormai è una terminologia che noi utilizziamo quando individuiamo certi personaggi, che per non chiamarli ipocriti, li chiamiamo predicatori. Ecco, in sostanza Gesù sta definendo quelli che vogliono farsi vedere quanto sono belli in pubblico, bravi, quanto sono buoni, generosi, ecco, semplicemente degli attori, cioè fanno finta di essere buoni, ma che di fatto non lo sono. Ecco, questo è importante da capire, anche perché è bello contestualizzare anche le parole. Quindi guardatevi dal praticare la vostra giustizia, non quella di Dio, la vostra, quella personale, davanti agli uomini, perché la giustizia va praticata al cospetto di Dio per gli uomini, non davanti agli uomini per farsi vedere. Si parla di osservanza, essere osservati da loro. Gesù, il Signore, ci ha insegnato che la nostra giustizia deve superare quella di scribi e farisei e sadducei, perché loro appunto mostravano una giustizia loro, personale, esteriore. Ma la nostra giustizia deve superare quella dei farisei, perché deve glorificare Dio piuttosto che l'uomo. Purtroppo, diciamo, questo, quanto sta Gesù insegnando in questa parte del suo sermone, è più che mai attuale. Per esempio, io che sono stato una volta in Israele, presso il Kotel, il famoso muro del pianto, penso che ognuno di voi, almeno in un documentario, in un telegiornale, avrà visto questi ebrei che si dondolano davanti al muro. Ma che stanno facendo? Perché si dondolano? Ecco, stanno pregando e si dondolano perché vogliono simulare la fiammella di una candela mentre vibra. Ecco, questo è il senso del tremore, del dondolare. Ma mi capitò, e feci anche un video, stavo facendo il video a questi ebrei che pregavano davanti al muro, e uno di loro si girò verso di me e continuava a pregare Hashem, ma mentre guardava l'obiettivo. Voleva assicurarsi che io lo stessi riprendendo. Ecco, guardami quanto sono bravo, mi stava dicendo. Ecco, di questo sta parlando Gesù. Quelli che si fanno, che si mettono in mostra per vedere quanto siamo bravi a pregare. 2, 3 ore, 4 ore buttati là davanti al muro, che poi Gesù ci insegna, quando pregate non siate logorroici, ecco, mi esprimo in termini moderni, non ripetete sempre le stesse cose, sempre pasta e cucuzza. Ecco, lasciate allo Spirito parlare di sua iniziativa, in sostanza ci vuole insegnare. Ecco, questa cosa, quando la vidi, quando mi accorsi di questo ebreo che stava pregando e che mi stava dicendo con gli occhi, continua a riprendermi perché ci sto provando piacere, ecco, subito mi è venuto in mente questo brano di Matteo. Scusate se sorrido, ma in quel momento ho sorriso, ma allo stesso tempo mi è dispiaciuto tantissimo, perché è proprio vero quello che Gesù ha detto: quelli che vogliono farsi vedere
per praticare la loro giustizia davanti a uomini, oggi davanti a uomini con la telecamera puntata. Ecco, voglio al momento fermarmi qui, voglio dare la parola a fratello Alessio se vuole aggiungere qualcosa, vedo che ridacchia, sorride, non so a che sta pensando. Amico. No, io stavo pensando, a parte che tu stavi là, quindi tu hai ben compreso la situazione, che ovviamente noi qui non possiamo comprendere, quindi tu ben dici come sono andate le cose, ma a me mi è venuta in mente un'altra cosa, che non è quello che ti è successo a te, però può succedere quando si va in Israele, che se tu riprendi un ebreo ortodosso o ultra ortodosso, fai attenzione che non te menano. Quindi io quando che uno te si mette a guardare, attento che te può pure partire. Quindi mi raccomando, quando andate in Israele è pericolosissimo. Mi è andata bene. Riprendere gli ebrei ortodossi, non tanto nel muro del pianto, perché lì c'è... però se vai nei loro quartieri, lì veramente te la rischi se riprendi. Là ci sono stato, ma non mi è capitato di vedere ebrei pregare. Ormai là a Gerusalemme, presso il Muro del Pianto, ormai là i turisti sono all'ordine del giorno, quindi neanche ci fanno caso, lì. Però diciamo che mi è capitato davanti un ebreo non abbastanza ortodosso e quindi ho potuto fare quello che ho fatto. E quando si va in questi quartieri che ti danno il permesso di riprendere, mai farlo col cellulare, sempre con una telecamera dedicata, perché loro, sì, questo sono dei consigli che vi do, perché loro, ecco, lì ti possono attaccare. Se lo fai col cellulare puoi essere attaccato. E perché? Perché loro, per loro il cellulare è peccato, a meno che non sono quei cellulari degli anni 20 come quello che c'avevo io fino a poco fa. E allora quelli, se no, chi ha quei cellulari là li usa veramente molto molto attenzione. Quindi ecco, sono delle piccolezze, visto che dovete andare in Israele, dei consigli che io vi do, insomma, siccome nel mio piccolo conosco abbastanza bene queste cose, perché ho avuto a che fare un sacco di gente, quindi le cose le so proprio da gente che abita proprio nel posto, a parte che insomma, eccetera, poi me lo saprete dire, insomma. Detto questo, interessante quello che tu hai detto, giustamente è così. Qui io vorrei solo aggiungere che praticamente qui il Signore Gesù Cristo sta mettendo, continuiamo a ripetere sempre le stesse cose, perché questo è, i puntini sulla I. Quindi, di che cosa ci parla qua? Che l'emunà, parlo così perché sto in un canale dove si studia l'ebraico, l'emunà, che significa, noi lo traduciamo con fede, l'emunà è un qualche cosa di fondamentale. Tutto questo stabilisce chi c'ha l'emunà e chi non c'ha l'emunà. Perché chi vive di apparenza non ha l'emunà, non ha la fede. Punto. Ma chi veramente ha la fede in Hashem, appunto sto in un canale dove si studia l'ebraico, quindi nel Signore, chi allora veramente vivrà per il Signore, che crede nel Signore, non vive per l'uomo, perché io, mentre il fratello parlava, vi ho mostrato Fatti degli Apostoli, capitolo 5. Che cosa succede in Fatti degli Apostoli, capitolo 5? Esattamente quello che il Signore Gesù Cristo sta appena condannando. Ovvero, quando tu fai le cose, non farle per mostrare te stesso, perché questo è gnosi. Non farlo per farti applaudire, per farti dire quanto sei bravo, eccetera, eccetera, eccetera. Fallo per il Signore. Perché dice questo il Signore? Sta parlando ai conversi, alla Chiesa, diremo oggi. Sta parlando ai credenti. Perché c'è questo pericolo? Perché dentro l'uomo, cari amati, non sto dicendo dentro di voi, no, dentro di noi. Dentro di noi, dentro di me,
dentro del fratello Salamone, dentro di te che ascolti, c'è il male. Punto. C'è il peccato. C'è l'uomo gnostico. E quando l'uomo gnostico significa l'uomo che si vuole far Dio e mettere al chi si fa Dio, si mette anche al posto della parola di Dio. Toglie la parola di Dio e mette la propria parola. Magari va con la Bibbia in mano. Quando viene la nuova nascita e lo Spirito Santo viene per uccidere questo uomo, questo male, perché tu, io, noi possiamo ogni giorno crocifiggerci e far sì che questo non... perché ogni giorno vuole uscire questo nuovo uomo, quindi non è che oggi mi crocifiggo e tutto a posto, no, no, ogni giorno io mi devo crocifiggere, perché Anania e Zaffira, che ci sono serviti come esempio, e sono un esempio ancora oggi valido, ancora oggi ci mostrano come chi fa queste cose muore. Oggi noi non vediamo la gente cadere per terra e morire, ma spiritualmente parlando è quello che avviene. E quindi è molto seria la... cioè, allora, Abacuc 2,4 parla: il giusto vivrà per fede. Quindi avere fede significa fare le cose per Dio e non per gli uomini, non per essere visti. Ecco perché io mi sono... cioè, una cosa che io sempre consiglio di fare a tutti quelli, perché è la mia esperienza, quando io salgo su un pulpito, dietro una webcam, qualsiasi parte, quando devi parlare, Signore aiutami, la mia preghiera è a togliere me e a mostrare te. Ogni giorno, ogni volta che tu lo fai, fai questa preghiera, amato. Signore aiutami, togli me affinché io possa portare te e solamente te. Perché alle volte... si può, anche un semplice gesto può mostrare tante cose, un semplice gesto, e quindi è questa cosa qui, può succedere che uno faccia le cose per essere visto. Ecco, questo il Signore ci dice: attenzione, perché poi perderete il vostro premio. Ed effettivamente il fratello Salamone ha parlato di premio. Un passo su tutti, amati, seconda Giovanni, il verso 8 recita, lo leggo da la, ci sono tutte e due le versioni, leggo dalla Diodati: prendete guardia, cioè impegnati, sforzati. Non sta dicendo stai tranquillo che sarà facile, dai, che no, andare a crocifiggere l'uomo, l'io, è difficile. Dice: ma è anziano, c'ha 60, c'ha 70 anni, c'ha 40 anni, 50 anni di cristianesimo, non vuol dire niente. L'anima non invecchia, amati. L'anima non invecchia. L'anima tenta, non Dio. Dio non tenta. L'anima tenta. Eppure se c'è 1000 anni, l'anima tenta. Prendete guardia a ciò che non perdiamo le buone opere, vedi? Le buone opere che abbiamo operate, anzi riceviamo premio pieno, perché il premio sì dipende dalle opere. La salvezza no. La salvezza no, la salvezza l'ha fatta Cristo sulla croce, ma quando noi facciamo le opere ci prendiamo il premio. E le opere perché sono importanti? Perché le opere perché si fanno? Noi siamo salvati per fede, e se abbiamo fede facciamo le opere, cominciando non solo dalla santificazione. Quando tu dai il, faccio l'esempio classico, il panino a qualcuno, che è un'opera, perché lo fai? Per emunà, per fede, per amore. Ma l'amore chi l'ha messo? La fede, e così via discorrendo. Ma io mi fermo qua, perché va bene così. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Sì, fratello, sì, sì, no, va bene, Ale, fratello, ti ringrazio per questo contributo. Sì, la emunà è fondamentale. Il giusto vivrà per emunà, ecco, lo dice la scrittura, quindi è il nostro pilastro, il nostro bastone che ci aiuta a camminare e a non cadere, la fede. E questo dimostra che il regno è dentro di noi. L'Evangelo è oggi, è spirituale, è dentro di voi, non è un qualcosa di visibile come sarà nel millennio. Ma quindi oggi tutto quello che si fa è tutto dentro, e poi viene palesato.
dal segreto, vedi come tu hai detto nel tuo ultimo video, il segreto viene dalla mal chiamata lebbra, tiri tutto fuori perché c'è la lebbra dentro casa e tutti vedono che hai combinato, e questo nell'antichità, quando tu peccavi, per esempio, tu, in teoria, se eri un credente vero, tutti sapevano che tu avevi peccato, perché soprattutto se eri uno grosso, tipo un sacerdote, un sommo sacerdote, hai fatto un grande peccato e andavi in giro con sto bue. Che ha fatto il sommo sacerdote? Che questo brutto lo sapevo, e dove lo nascondi sto bue? Andavi al tempio con sto bue e detti, che vai a fare? Offerta di peccato o offerta di... Capito? Per dire, no? Oggigiorno, quando pecchi, già non si sa più, però può venire palesato, e quello che tu fai nel segreto, che lo devi fare nel segreto, il padre lo paleserà. E come si chiama questa? Emunà. Amen. Fede. Mi fermo qua, scusa. I capi religiosi, loro facevano il lavoro inverso. Ottenevano subito la loro ricompensa per poi giocarsela nel mondo a venire, mentre chi fa le cose nel segreto lo otterrà nel mondo a venire. Ecco l'esatto contrario, fare il contrario di quello che il Signore dice, come disse a Giona: vai a Ninive, no, lui se ne va a Tarsis, dall'altro lato del mondo. Ecco, questa è la mancanza di fede, fare l'esatto contrario di quello che il Signore ci dice di fare. Lo stare in piedi nelle sinagoghe, diciamo, non era sbagliato all'epoca, perché all'ora stabilita della preghiera tutti gli ebrei devoti, praticanti, interrompevano qualunque cosa stessero facendo per pregare. Ad esempio oggi in Israele avviene che quando suonano delle trombe, suonano dei megafoni, e c'è una particolare situazione, tutti in Israele, se stanno guidando, se stanno lavorando, si devono fermare in autostrada, uscire dalla macchina, mettersi ai piedi, osservare quel minuto di silenzio, quello che sia. Ecco, tutto il popolo si comportava in questo modo. Quindi, nell'ora della preghiera, bisognava interrompere tutto. Alcuni lo facevano con discrezione, mentre altri lo facevano per ostentare se stessi. Quindi Gesù non sta condannando in questi termini la preghiera pubblica, perché anche le scritture non negano di pregare in pubblico. Quindi la motivazione di questa condanna di Gesù è la preoccupazione centrale. E poi quindi il Maestro, il Signore, ci dice di chiudere la porta. Lo leggiamo, vediamo dov'è. Dove chiudere la porta, versi 5 e 6. Allora, quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e gli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ok, loro quello che non fanno nel segreto lo ottengono subito. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà ricompensa. Di che porta stiamo parlando? Chiudi la porta della tua cameretta. Quello che sto per dirvi, probabilmente o non lo avete mai sentito, o forse qualche volta lo avete sentito da qualcuno. Tutti gli ebrei maschi, quando pregavano, e avviene anche oggi, indossavano il tallit. Il famoso scialle, cioè il tallit katon, quello piccolo, e tallit gadol, quello grande, quello lungo, una sorta di mantello. Ecco, chi voleva farsi vedere pregava senza tallit in testa. Chi invece voleva distaccarsi dal mondo usava il tallit per coprirsi tutto per intero, tutta la testa, per non distrarsi e per non farsi vedere né vedere gli altri. Ecco, secondo l'usanza, questa porta che si chiude, magari noi letteralmente possiamo anche intenderla, effettivamente oggi noi ci chiudiamo nella nostra stanza, chiudiamo la porta e preghiamo per conto nostro.
lontano dalla vista degli altri. Ma all'epoca, che qua si parla di preghiera pubblica, si poteva pregare pubblicamente chiuso nella propria cameretta? Sì, perché il concetto primario, ma non l'unico ovviamente, perché come spesso il fratello puntualizza, io concordo, la scrittura ha molti significati. L'importante è che questi significati non siano discordanti fra loro, devono avere comunque un comune denominatore. Quindi si può pregare in pubblico e allo stesso tempo nel segreto? Sì, all'epoca ci si copriva completamente con questo tallit per non distrarsi e quindi pregando a bassa voce, senza gridare. In quel modo tu pregavi nel segreto. Ecco questo uno dei vari significati che aveva la preghiera nel segreto. Quindi, sebbene la preghiera pubblica abbia valore, la preghiera completamente lontana dalla vista pubblica consente a una persona o gruppo, la collettività, di concentrarsi in modo più esclusivo su Dio. E quindi il discorso del tallit indica, può indicare questa cameretta, e il sigillarsi sotto il tallit equivaleva a chiudere la porta. Ora il testo continua dicendo: nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani. Avete mai sentito una preghiera di un'ora e mezza? Io sì, quante ne ho sentite. Ecco, cominciamo ad avere degli indizi esperienziali. Cioè il nostro orecchio ha sentito preghiere lunghe, chilometriche, che fanno anche addormentare a volte. C'è chi lo fa in buona fede, c'è chi lo fa per farsi semplicemente sentire come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Quindi in sostanza, più parole dici, più sei bravo per Dio. Un po' come a scuola, nel compito in classe. Più lungo è il tema, più pensi che prendi un buon voto. No, non è così. Perché tu puoi scrivere un tema a scuola brevissimo, ma dicendo tutto quello che c'è da dire, e prendere 10, piuttosto che scrivere un tema lunghissimo senza aver concluso nulla di quello che è il tema richiesto. Quindi sta anche a noi, e questo il Signore ce lo insegna, quando i discepoli dicono: Maestro, insegnaci a pregare, effettivamente c'è una richiesta di urgenza nel saper dire le cose giuste, ed è quello che noi abbiamo nell'Avino, nel Padre Nostro. Quindi non facciamo come i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, perché il Padre vostro effettivamente sa le cose di cui avete bisogno, prima ancora che gliele chiediate. Quindi inutile fare la lista della spesa: Padre Celeste, io voglio questo, questo, questo e quest'altro. Ecco, la preghiera innanzitutto non è una lista della spesa. Dimenticatevi questo concetto. Perché ricordate che quando voi chiedete qualcosa a Dio, che Dio vi dia, cosa siete disposti a dare voi al Padre? Perché l'amore è dare, non ricevere. Quindi non pretendiamo di ricevere. Voi dunque pregate così. Ecco che qua Gesù risponde alla famosa domanda che leggiamo altrove: Signore, insegnaci a pregare. Ecco, il Padre Nostro l'abbiamo imparato tutti a memoria. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, così traduce Nuova Riveduta, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartiene il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. In sostanza, qua Gesù ci sta insegnando a imitare il Padre. Non è il Padre che deve imitare noi. Ora vediamo di esaminare punto per punto questa bellissima preghiera. Nel frattempo, se il fratello vuole aggiungere qualcosa di quello che ho detto poco fa, è libero di esprimersi. Sì. Allora,
siamo partiti dal verso 5, quando tu farai orazione. Ok, cari amati, che cos'è l'orazione? Allora, se c'è una cosa che ci caratterizza in quanto cristiani, è l'orazione. Senza l'orazione non si va da nessuna parte. Chi pensa di camminare con la parola senza l'orazione non andrà da nessuna parte. Perché? Non perché l'orazione sia il fondamento. No, no, no. La parola è il fondamento ed è più importante. Ma l'orazione è il compimento della parola. Camminare con la parola significa mettere in pratica la parola. Uno dei precetti più importanti di tutta la parola di Dio, è l'orazione. Che cos'è l'orazione? Ok, certamente si starebbe anni a parlare di che cos'è l'orazione e fra 20 anni ancora staremo scoprendo nuove cose. Però c'è una cosa che a noi ci contraddistingue come pentecostali. Occhio, non mi riferisco al movimento. Io non sono pentecostale perché 120 anni fa è successo quello che è successo. Io sono pentecostale perché 2000 anni fa è scesa la Pentecoste. In questo senso qua siamo pentecostali. Poi, gloria a Dio per tutto il resto. Amen. Ma quello non ci interessa in qua, anche se gloria a Dio, la parte buona, ma siamo pentecostali perché noi crediamo e abbiamo ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Se c'è una cosa che ci caratterizza noi cristiani è un fatto: l'orazione e la lode. Quando parliamo di orazione, l'orazione è composta da più è composta da più situazioni. Non è solamente chiedere, ma è un momento di minuti, ore o quello che vuoi, di comunione con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo, dove tu in quel momento sei per Lui, appunto, ti rinchiudi in questa cameretta e sotto questo tallid. Ti rinchiudi, quindi ti metti sotto questo tallid, vuol dire che ti isoli, che la tua mente in quel momento non esiste per nulla al di fuori che appunto è il Signore. No che viene annullata, questa è un'arte satanica, la mente del cristianissimo è sempre accesa, punto. E quando dormo, cioè, pensa al Signore a tenertela accesa, non ti preoccupare. Ma tu quando sei sveglia, annullare la mente mai, fratelli miei, attenzione, questo è occultismo, no? Quindi in quel momento è così, è per il Signore. E una delle cose che deve essere caratterizzata la vita del credente è la lode. Perché? Ma perché noi veniamo dagli ebrei. Occhio, noi veniamo da Cristo, siamo d'accordo, ok? Ma nel giudaismo biblico, lascia stare quello che oggi succede, nel giudaismo biblico gli ebrei, e Gesù era ebreo, e parliamo della ebraicità di Gesù, come ben ha sottolineato il fratello Daniele, esiste la lode, il lodare il Signore. Quindi la preghiera, tu non è che stai 4 ore a pregare e fai una preghiera lunga 4 ore, ma è un momento di comunione dove tu spandi il tuo cuore al Signore e nello spandere il tuo cuore al Signore ci parli, gli fai la preghiera, ci stai in comunione un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora, 2 ore, 3 ore, eccetera, 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 e lo lodi. Tutto questo deve avere come fondamento il cuore. Perché se tu ti metti a dire gloria a Dio, alleluia, benedetto il tuo nome, cioè puoi stare pure 7 ore, pappagallo, che senso ha dire sempre gloria a Dio? Dipende come lo dici. Se lo dici con la bocca non ha nessun senso, ma se lo dici col cuore, in cielo si dice gloria a Dio una volta dietro l'altra. Vai all'Apocalisse, a meno che tu non creda all'Apocalisse, e allora non è questo il video che fa per te.
anzi, accetta il Signore Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore e sarai salvato. Questo è il messaggio per te. Amen. Quindi, la lode, fratelli amati, fa parte dell'orazione e siccome noi siamo pentecostali, biblicamente parlando, se c'è un modo come lo Spirito Santo, non è l'unico modo, ma se c'è un modo, io parlo per mia esperienza, dove il Signore battezza di Spirito Santo, è proprio là quando i credenti che lo anelano, che lo cercano, che gli dicono Signore battezzami di Spirito Santo adesso, non stasera, adesso, non domani, e glielo stanno sempre a chiedere e passano del tempo a lodarlo. La maggior parte dei battesimi di Spirito Santo che io ho visto si sono concretizzati quando i credenti lodavano il Signore. Attenzione, vi faranno la guerra, vi diranno che sei gnostico perché metti l'uomo, come mi hanno detto a me poc'anzi, che sei gnostico perché metti l'uomo e il Dio che ti battezza non per quello che tu fai, quindi devi stare zitto in silenzio, anche quella gnosi se stai zitto in silenzio, allora è un qualcosa che fai tu, e poi Dio non ci chiama a stare in silenzio così, Dio ci chiama a dare lode, lo puoi fare mentalmente, non è questo. Ma certamente se Dio ti ha dato una bocca, come c'hai la bocca per parlare male del fratello, la dovresti avere anche per lodare il Signore. Questa è una battuta, fratello, concedita. Sì, sì. Perché quando anche le pietre grideranno. Ok, nessuno dice che non possiamo lodare il Dio con la mente. Anzi, io quando vado al supermercato lo faccio, non è che mi metto, ok. Ma se Dio ti ha dato una bocca, non far che la bocca porti frutto solamente per le cose che a te ti interessano. Guarda quelli del mondo quando vanno allo stadio, quello che fanno, o quando vanno a un concerto, come offrono sacrifici di lode. E sacrifici di lode, concedimi se mi sto prendendo un po' di tempo, caro amato fratello, sacrifici di lode, come scritto nel Salmo 50, verso 14, non significa, oddio che fatica! Ecco che vuol dire il sacrificio di lode. No, sacrificio di lode ha a che fare con il sacerdozio, con i leviti che ricevevano i sacrifici del popolo e una volta dicevano che sacrificio hai fatto il Signore? Ho portato un bue grosso così. Oggi, per dire, scusate la seconda battuta, il sacrificio oggi non sono agnelli, non sono bui, non sono focacci, non sono paniazzini. I sacrifici sono il cuore. E dal cuore esce, dalla bocca esce quello che c'è nel cuore, e la lode è fondamentale nella vita del credente. Un credente che non passa tempo a lodare Dio è un credente che non sta, cioè non è se ti va, sono comandamenti. La lode deve essere parte delle, e poi con il, lascia stare quello che si fa male, io sto parlando delle cose giuste fatte bene. Del pentecostalismo buono, di sana dottrina, composto, dove c'è ordine, perché già dai Corinti c'era un disastro, schiamazzi, cose. Non stiamo parlando della parte marcia, sto parlando della parte buona, della parte giusta, questo sto dicendo, amati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui il Signore Gesù Cristo, quando parla di orazione, dobbiamo vedere questo, non solamente alla luce di Matteo 6, ma la luce di, dalla Genesi all'Apocalisse. Guarda gli ebrei, c'è chi lo fa per farsi vedere, chi no. Loro che non hanno Cristo, vanno davanti al muro del pianto e stanno 4-5 ore a strillare, per dire, non sto dicendo adesso, per dire, e non hanno Cristo. Ma tu lo sai quello che faranno i 144.000 quando verranno? Elia fu preso e fu portato via, e che gli successe a Eliseo? Il doppio della potenza. Se Elia aveva rivoluzionato il mondo, Eliseo lo ha accoppato, per dire. E questo faranno i 144.000, tant'è che questi andranno al martirio con una facilità incredibile, soffriranno tutto quello che vuoi, ma avranno un temperamento incredibile. Quindi questa cosa qui, cari amati, quando il Signore ci parla di orazione, il Signore ci parla di lode, di comunione e di interesse, perché uno che è interessato a Dio lo prega, uno che è interessato alle cose di Dio
prega Dio per le cose di Dio. Uno che invece è solo religioso pregherà sì il Signore, ma per le cose del mondo. Signore, dammi la Ferrari. Prega che tu, se sei un credente, devi essere prospero. Un vero credente va in giro con la giacca dei 4.000 euro. Io mi stavo mettendo letteralmente a piangere. Quando io stavo a passare un momento, io avevo una giaccaccia brutta e mi venivano le lacrime. Dicevano, ma come, io non sono un buon credente perché perciò ho una giacca che l'ho pagata 50 euro? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'interesse, il credente prega il Padre, loda il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo per le cose del cielo e del regno di Dio. Il religioso pregherà sempre, ma per le cose del mondo, per le cose sue e per la propria carne. Come il pianto mistico che tu, di cui una volta hai parlato. Nella Kabbalah. Nella Kabbalah. Il pianto indotto, la preghiera falsa praticamente. E mi fermo qua. Amen. Amen, amen. Bene, continuiamo la nostra lettura. Dunque, esaminiamo questo bel avvino, Padre nostro. La preghiera comincia non con una lista della spesa, ma già con una glorificazione del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ecco, questa preghiera, questa diciamo, introduzione in questa preghiera, altro non è che un sacrificio di avvicinamento. Ecco perché la lode, la preghiera, è un sacrificio. Quando esistevano cinque tipi di sacrifici, no, nel sistema sacrificale levitico, tre dei quali servivano solo per rendere omaggio al Signore, per dare un tributo a Dio, per mantenersi in amicizia con l'Eterno. Ecco, queste erano preghiere di avvicinamento. Per esempio, l'olocausto, in ebraico olà, letteralmente significa ciò che viene elevato verso l'alto. Quindi sacrificio di elevazione, potremmo chiamarlo, e questo serviva per elevare il fedele, l'offerente, avvicinarlo a Dio. Poi c'era l'offerta di farina, che serviva per dare un tributo al Signore, e poi l'offerta di pace, la Zevach Shlamim, che serviva appunto per mantenersi in pace con il Signore, ma aveva tante altre sfaccettature. Ecco, questa introduzione, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, è l'avvicinamento durante la preghiera del Figlio nei confronti del Padre. È un po' come quando io mi chiudo qui nel mio ufficio, studio, prego, scrivo, insomma, faccio qualche video. Non è che quando qualcuno entra nel mio ufficio, che sia mia moglie o mio figlio, irrompono nell'ufficio. No, bussano, toc toc. Ecco, Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, è il bussare alla porta di Dio. Padre, eccomi, mi sto avvicinando, mi accogli? E quando il Padre ci accoglie, allora poi lì, come fa un po' mio figlio, no? Bussa alla porta, avanti, puoi entrare. E allora poi mi fa le sue richieste. Papà, mi aiuti in questa cosa? Ecco, la preghiera è una conversazione, un colloquio tra un padre e un figlio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Le versioni aramaiche traducono il tuo regno è già qui, addirittura. Venga il tuo, perché effettivamente Gesù l'ha detto, il regno di fatto è già qui. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra, come è fatta in cielo. Perché questo versetto dove si dice al Padre, sia fatta la tua volontà, come in terra, anche in cielo? Perché si sta dicendo, qualunque cosa io ti chiedo, la tua volontà è quella che viene per prima. Ecco, già si sta preparando il terreno nei confronti del Padre Celeste di quelle che poi sono eventuali richieste. E queste richieste che ora vengono introdotte, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici, liberaci, ecco, sono delle richieste, fai questo per me. Anzi, qua la preghiera è collettiva, non è individuale. Rimettici, perché qua Gesù sta insegnando al suo uditorio e quindi a una collettività. Questa è una preghiera collettiva che, secondo la mia scuola di pensiero,
non è una preghiera da ripetere a memoria, perché le cose che sono qui elencate, le varie richieste, sono richieste che non necessariamente vanno richieste ad ogni preghiera che uno fa, ma in base alle circostanze, al momento del bisogno, allora si fa una determinata richiesta. Per esempio, la preghiera del padre del pane quotidiano, questa è una cosa che è ogni giorno. Ma nel momento in cui, per esempio, il Signore ci purifica dai nostri peccati, ci lava col suo sangue, ci ha perdonati, e quindi noi abbiamo fatto teshuva, ci siamo ravveduti e quindi siamo nati di nuovo, 5 minuti dopo la nuova nascita, mentre continuiamo a pregare, possiamo dire al Padre in quel momento in cui già ci ha diciamo perdonato, perdona i nostri peccati? Non ha senso, perché lo ha già fatto poc'anzi. Quindi è, diciamo, formalmente scorretto ripetere a memoria, come poi dirà Gesù in altre occasioni, non ripetete sempre le stesse cose, come se sapete dire solo quelle parole. Ma il Signore ci sta dando le istruzioni delle cose giuste da chiedere nei momenti in cui è richiesta che quelle cose vengono presentate al Padre. Quindi venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. E chi è che fa la volontà del Padre in cielo? Gli angeli. Quindi se è fatta in cielo, anche noi in terra vogliamo fare la tua volontà. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il pane quotidiano non è solamente il cibo, ma anche il vestito, tutto quello di cui un uomo ogni giorno ha bisogno. Quindi, siccome ogni giorno ha il suo affanno, dice la scrittura, allora questo affanno è tutto quello che rientra nel pane quotidiano, non necessariamente solo il cibo, ma anche il vestito. Di che mangeremo? Di che vestiremo? Quelli che si preoccupano, no? Del famoso insegnamento di Gesù. Ecco, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. La parola debito è sinonimo di peccato. Quindi perdona i nostri peccati, come anche noi li abbiamo perdonati ai nostri debitori. Qui non è che la richiesta chiede che il Signore imiti quello che facciamo noi. Ricordiamoci che siamo noi a dover imitare il Padre. Quindi puntualizziamo questo dettaglio. Ora, ritorniamo un attimo all'invocazione del Padre. Allora, il Padre sarebbe stato Abba in aramaico, nella lingua, diciamo, quotidiana, parlata da Gesù. Ed è tutt'oggi, ancora oggi, parlata, diciamo, questa lingua, almeno Abba si dice ancora dai bambini ebrei. Chi è stato in Israele sa che sente i bambini chiamare il proprio padre Abba, 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 ecco, l'ho sentito tante volte e questa cosa, diciamo, faceva intenerire il cuore perché mi ricordava l'Abba celeste. Però siccome ora il termine sia aramaico che il greco usato anche dagli adulti per rivolgersi ai loro padri, l'affermazione che Abba significasse papà, come molti intendono, può essere fuorviante e corre il rischio di irriverenza nei confronti di Dio. Ecco, fin troppa confidenza a volte, ci rivolgiamo al Signore. Quindi ricordiamoci che il nostro Abba celeste è comunque l'eterno e creatore dell'universo. E in qualità di figli dobbiamo mostrare il santo e dovuto rispetto senza la troppa eccessiva confidenza. Ma questo non vuol dire che non possiamo avere confidenza, perché la preghiera serve appunto per entrare in intimità e confidenza con il Padre. Ora, quindi, l'idea di pregare Dio come Padre nostro trasmette innanzitutto l'autorità, il calore e l'intimità delle cure di un Padre amorevole. I pagani pregavano gli dèi, li chiamavano anche, diciamo, il Dio principale, che sia Baal, o El, veniva considerato anche dai pagani padre, ma non con lo stesso affetto che i credenti in Gesù si rivolgevano al Padre, anche gli ebrei ad Hashem, perché i pagani avevano letteralmente paura dei loro dei, non avevano timore degli dei. Gli israeliti adoravano Hashem
perché questo Dio è un Dio giusto, non un Dio di terrore. Ecco, quindi ecco il concetto di padre diverso rispetto a come i pagani lo intendevano. Quindi trasmette l'autorità, il calore, l'intimità di un padre amorevole. Ma la clausola che sei nei cieli ricorda ai credenti il governo sovrano allo stesso tempo di Dio su tutte le cose. Ok, sei nostro padre, ma sei sempre il Signore dei cieli e della terra. Ora, il tema del Padre Celeste si trova un po' in tutto l'Antico Testamento, per esempio Deuteronomio 14, Deuteronomio 36, il Salmo 103, Geremia 3, Geremia 31 e Osea 11. Le dico, così poi magari per chi riascolta il video, poi se li può andare a cercare per conto suo. I discepoli di Gesù sono quindi invitati all'intimità di Dio Figlio con Dio Padre. La preoccupazione quindi di questa prima, possiamo definirla petizione, è che il nome di Dio viene santificato. E quindi Dio viene trattato con il più alto onore e messo a parte come un Dio santo. Ecco quello che dobbiamo prendere in considerazione. Che abbiamo di fronte, siamo di fronte a un Dio santo, non un Dio che ogni tanto è santo e ogni tanto non lo è. È un Dio santo e dobbiamo prostrarci dinanzi a questo Dio santo con timore e tremore, ma non con paura, attenzione, ma perché davanti abbiamo colui che ci ha creati. Quindi massimo rispetto della massima autorità che ha creato tutto ciò che ci circonda, il cosmo intero. Ora, i cristiani, i credenti in Gesù, non necessariamente i cristiani gentili, tutti coloro che credono in Gesù, ebrei e gentili, sono chiamati a pregare e lavorare per il continuo progresso del regno di Dio sulla terra. Ora, la presenza del regno di Dio in quest'epoca si riferisce al regno di Cristo nel cuore e nella vita dei credenti. E anche alla presenza regnante di Cristo nel corpo, cioè la Chiesa, affinché la Chiesa rifletta sempre di più questo suo amore. Attraverso che cosa? L'obbedienza alle sue istruzioni. Se qualcuno la parola legge dà fastidio, chiamiamole istruzioni, perché in fin dei conti queste sono. Quindi lo onori, faccia del bene a tutti gli uomini, sia buoni che cattivi, voglio sottolineare, e quindi annunzi la buona novella, il Vangelo del Regno. Ora, l'altra petizione della volontà di Dio. Questo significa la volontà rivelata di Dio. Sia fatta la tua volontà rivelata, che implica una condotta che gli è gradita come rivelata nella Scrittura, non come cose rivelate che non c'entrano niente con la Bibbia. Ogni cosa deve essere sempre conformata e confermata dalla parola di Dio scritta. Ora, la volontà di Dio si esprime nella sua pienezza solo quando il regno di Dio si rivela nella sua forma definita o definitiva, cioè quando Cristo ritornerà in potenza e grande gloria. Quindi Matteo 24, Romani 8 e Apocalisse 20. Ma questa potenza già si può vedere anche in questa nostra epoca, come dice Matteo 13, 31-33. Ora, un ultimo punto, dopodiché restituisco la parola al fratello. La quarta petizione è incentrata sul pane quotidiano dei discepoli, quindi una necessità della vita che implica tutte le necessità fisiche e quotidiane del credente, come avevo diciamo accennato poc'anzi. Bene, mi fermo qui per il momento, se il fratello vuole aggiungere qualcos'altro, sì, la parola. Sì, grazie. Beh, certamente qui praticamente ci riporta a Matteo 5, quando il Signore Gesù diceva, ma io vi dico, ma andiamo piano. Prima io vi ho detto una cosa e senza volerlo ho praticamente tracciato, diciamo, il tappeto per quello che mi è venuto in mente adesso. Prima io ho detto, guardate che orazione, pregare e lode sono due cose che vanno a braccetto, cioè sono complementari. Cioè, la lode sta dentro la preghiera,
e viceversa. Quindi non possono essere disunite, è tutto un pacchetto. Ora, se pregare è uguale lode, lode è uguale pregare, pregare è uguale adorazione. Pregare in senso religioso, in senso divino, non, attenzione, ti prego dammi un bicchiere d'acqua, fratello. No, quella è un'altra cosa. Qui si sta parlando di pregare in senso religioso la divinità. Quindi pregare, lode, che vanno insieme, è uguale adorazione. Quindi quando tu preghi, tu stai in adorazione. Perché dico questo? Perché tu non puoi dire, no, ma io adoro Dio, però prego la statua, chi te pare. No, perché se tu preghi la statua, chi te pare, tu stai in adorazione. E l'adorazione, fuori dalla divinità, il creatore, il Kadosh Baruch Hu, chiamalo come preferisci, è idolatria. Dio, Gesù, che è Dio, mette i puntini sulla I. Quando voi pregate, dovete fare due cose. Qui te ne dice una. Più avanti, in Giovanni, ti dirà il resto. Qui ti dice, Padre nostro. Quindi quando tu preghi, chi preghi? Il Padre. Punto. E il Figlio c'entra. Perché c'entra? Perché, per esempio, quando tu vai in Giovanni, che li ho già aperti tutti questi, in Giovanni, 16:24, Gesù, il Signore, ti dà il resto. Fino ad ora voi non avete domandato nulla nel mio nome, domandate e riceverete, a ciò che la vostra letizia sia compiuta. Quindi domandare nel nome di Gesù. Un altro passo molto importante, Giovanni 14:26, dice: ma il Consolatore, cioè lo Spirito Santo, il quale il Padre manderà nel mio nome, esso vi insegnerà ogni cosa e vi rammemorerà tutte le cose che io vi ho dette. Vi rammemorerà tutte le cose che io vi ho dette. Prima il Signore Gesù, in Matteo 5, ha detto, ma io vi dico, cioè si è fatto uguale al Padre, si è fatto uguale alla parola, perché Lui è l'autorità, Lui è Dio, Lui è la parola fatta carne. Quindi noi riceviamo lo Spirito Santo, tutti nati di nuovo hanno lo Spirito Santo, tutti, distintamente tutti, e siamo chiamati a ricercare anche il battesimo dello Spirito Santo, il quale si ha pregando il Padre nel nome di Gesù e lo manda il Padre, altrove dirà anche il Figlio, adesso non diciamo troppe cose per magari i più giovani nella fede, e quindi io non posso ricevere lo Spirito Santo come battesimo, che è la caparra della vita eterna che hanno tutti, anche pure l'ultimo nato di nuovo da un minuto ce l'ha, amen, c'ha la vita eterna, tutto. E quindi qui non ci sono padri più piccoli, Marie, intercessori che fanno questo e che neanche possono essere interpellati, neanche possono essere pregati. Il Padre nostro, il Signore, ci ha lasciato come modello, ben ha detto il fratello Daniele Salamone, come modello ci ha lasciato il Padre nostro, non ci ha lasciato il Maria nostro, scusate la battuta, e sottremo per buttarlo fuori dal canale, tutte battute, ok, quindi ci ha lasciato il Padre nostro. Se ci ha lasciato il Padre nostro è perché il Padre è il centro dell'universo, Padre, Figlio e Spirito Santo, è il centro e deve essere non solo il centro dell'universo, scusate questo parlare, ma deve essere il centro del nostro cuore, deve vivere dentro al nostro cuore e questo è molto importante. Però tutto questo nasce dall'emunà, dalla fede, che crea la fede, cosa crea? Quello che ho detto prima lo vogliamo ripetere perché il Signore ce lo ripete. Se leggiamo con attenzione, ce lo ripeterà. Crea interesse. Dove sta l'interesse? Qui. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Importante il pane quotidiano, perché se non c'hai il pane, te mori di fame. E se te mori di fame col pane di questo mondo, figuriamoci col vero pane che viene dal cielo.
il Signore Gesù ebbe a dire alla Samaritana, non mi ricordo se in Giovanni 4, credo, io ho un'acqua, acqua, pane, ho un'acqua, che chi beverà di quest'acqua non avrà mai più sete e sarà dissetato per sempre. Quindi dacci oggi il nostro pane quotidiano significa interesse, essere interessato, perché se tu veramente hai fame e ti stai veramente morendo di fame, fisicamente parlando, e sei un credente, come dice, se sei uno che non prega mai, quel giorno tu te butti per terra, stai 4 ore per terra a piangere, a dire Signore aiutami, c'ho i bambini che stanno a morire di fame, e succedono anche i miracoli quando succedono queste cose, e ne abbiamo sentiti tanti di miracoli belli. E sto parlando di un pane di questo mondo, ma me lo dico a me stesso, abbiamo la stessa fame per il pane spirituale? Sì, lo dobbiamo spiritualizzare per forza, non perché lo vogliamo fare noi, ma perché il contesto te lo fa fare. Infatti, così come il Signore parla di un lievito e lo spiritualizza, e il lievito è il pane, e dice guardate, voi state a pensare al pane e ai pesci, ma io sto a parlare del peccato dei farisei, non c'entra niente il lievito, così è il pane, la stessa cosa, un pane puro, un pane senza lievito, ovvero senza alcol, perché il lievito contiene l'alcol, quindi è inebriante, e quindi non siate ripieni di vino, ma siate ripieni dello Spirito Santo. Tutto questo è molto importante. E poi dice ripetere, appunto, qui non si tratta di un qualcosa di religiosità, perché gli ebrei hanno queste preghiere che devono ripetere a memoria, oppure se mangiano un pezzetto di cibo, se è un pezzetto di pane devono dire la benedizione in una certa maniera, se mangiano il dolce la benedizione in un'altra maniera, se prendono un altro tipo di alimento, e ogni volta stanno a fare questo tutto a pappagallo, che poi diventa una cosa fatta a pappagallo che non è più qualcosa che nasce dal cuore, ma è un qualcosa che non ha nulla a che vedere col cuore. E il cristianesimo, una delle peculiarità che è che è tutto cuore, ma tutto cuore nella fede in Cristo, perché il cuore, dirà Geremia, mi ricordo se 17, è ingannevole. Appunto, la parola di Dio è il fondamento che deve stare nel nostro cuore, e quando la parola di Dio sta nel nostro cuore, il cristianesimo deve essere tutto cuore, altrimenti la religiosità esclude il cuore ed è tutto dalla bocca all'infuori, un ripetere a memoria che non ti porterà da nessuna parte, perché scritto è: chi avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Però altresì scritto è, un passo su tutti, Matteo 7:21, molti mi diranno quel giorno, noi abbiamo detto, abbiamo fatto, Signore, Signore, eppure questi non sono stati salvati, perché non era stato fatto col cuore, in sincerità, ma piuttosto per guadagno e per far vedere se stessi, come stiamo vedendo anche qui in questo passaggio. Bene, io mi fermerei qua, e insomma ci abbiamo da lavorare molto tutti quanti su noi stessi, amati, perché noi che predichiamo non è che noi stiamo sul piedistallo e vai, no, stiamo tutti sul pavimento, nello stesso livello, tutti, e tu, io domani mattina mi devo alzare e devo cominciare un'altra volta a lottare contro il vecchio uomo, che e io lo devo crocifiggere e devo lottare contro me stesso ogni giorno, cari amati, quindi amen. Solo che noi abbiamo la cosa dataci dal Signore di annunciare questa parola, e noi stessi cerchiamo di viverlo, e però combattiamo contro noi stessi sempre, cari amati nel Signore, quindi nessuno sta sul piedistallo. Amen. Dio vi benedica. Amen. Grazie. Amen. Anche perché chi è che annuncia, comunica gli insegnamenti è soggetto a un più severo giudizio, dice la Scrittura. Amen. Perché chi insegna è doppiamente responsabile, perché tu hai praticamente
nella tua bocca la vita delle persone. Quindi stiamo attenti a quello che si insegna, quindi basiamoci sulla parola di Dio. Bene, adesso passiamo all'ultima parte dell'avvino, della preghiera, che affronta la battaglia dei discepoli con il peccato e il male. Quindi a partire dal verso 13, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Ora io qui, nella mia nuova riveduta, la parte che dice perché a te appartengono il regno, eccetera, eccetera, è indicato, se non vedo male, da una sorta di parentesi quadra, che dovrebbe essere una sorta di aggiunta successiva. Comunque non è questo di cui parleremo, è solo un dettaglio. Allora, non ci indurre in tentazione. La parola tradotta con tentazione del greco, peirasmos dovrebbe essere, può indicare sia la tentazione che la prova. Questa cosa l'ho spiegata qualche video precedente. Infatti la parola ebraica di riferimento è nissayon, da cui deriva la parola aramaica lenessiuna. Ora, il significato qui è molto probabilmente risparmiaci dalle circostanze difficili che altrimenti ci indurrebbero a peccare. Quindi basta, si può consultare Matteo, per esempio, 26:41, se volete. Ora, questa è un'espressione del desiderio di non voler peccare. Quindi c'è un'intenzione del credente di voler camminare rettamente. Attenzione, la tentazione non è peccato. La tentazione è una prova. È peccato cadere, cedere alla tentazione. Perché Gesù è stato tentato, quindi vuol dire che era già di fatto peccatore? Assolutamente no, sarebbe stato un sacrificio invalido davanti a Dio. Quindi la tentazione, ricevere la tentazione, non significa che si sta peccando. Quando tu sei tentato nel fare qualcosa, non stai peccando, ma stai entrando in dialogo con la tentazione, rischiando di prenderci talmente familiarità con questa tentazione che cade. Vediamo per esempio Eva. Eva non è che ha scacciato il serpente, pussa via bestiaccia. No, ci ha parlato, ci ha conversato. E ecco che la conversazione ti fa entrare in confidenza con la tentazione e quindi poi ha peccato. Ecco, quando noi siamo tentati, ci dà il Signore anche la via d'uscirne dalla prova. Quindi sebbene Dio non tenti mai i credenti, come dice Giacomo 1, verso 13, a volte conduce noi credenti in situazioni che ci mettono alla prova. Nissayon. Ricordo che Nissayon ha doppio significato. Prova, tentazione, test. Quindi ci sono tanti casi, come Matteo 4, anche come Prima Pietro 1:6, Prima Pietro 4:12, eccetera, eccetera. Quindi le prove, le difficoltà arriveranno inevitabilmente nella vita dei credenti, quindi non pensate che uno appena diventa credente in Gesù la vita gli va rose e fiori, assolutamente. Le prove o le tentazioni sono momenti di addestramento. Nel momento in cui uno viene tentato e cede la tentazione e pecca, che significa? La scrittura ci dà la definizione di peccato. Il peccato è la trasgressione della Torah. Quindi la tentazione di tutto per farci trasgredire la parola di Dio. Ecco perché Gesù, quando veniva tentato, non si limitava semplicemente a scacciare Satana, ma gli rispondeva con la Torah. Perché lo scopo di Satana era far peccare Gesù e quindi fargli trasgredire la Torah. Ma Gesù rispondeva alla tentazione non come faceva Eva, che a modo suo pensava di dire a Satana, a serpente, no, Dio ha detto questo, Dio ha detto quest'altro. Eva ha aggiunto una cosa nelle sue parole che Dio non aveva detto, di non toccare. Quindi Eva
aggiungendo ai comandamenti di Dio un comandamento che Dio non aveva detto, ecco, anche se in buona fede, cosa comporta aggiungere o togliere un comandamento alla parola di Dio? Peccare. Quindi già Eva di fatto stava peccando nel momento in cui ha detto al serpente una cosa che Dio non aveva detto. Poi è caduta, ha mangiato il frutto, eccetera, eccetera, ma già di fatto aveva peccato prima ancora. Ecco, la tentazione non va allontanata attraverso il dialogo con la tentazione. Lo faccio o non lo faccio? Lo devo fare o non lo devo fare? Ma sì, dai, non ci fa niente, eppure che cosa vuoi che sia? Che cosa vuoi che sia? Chi mi vuole, chi mi vede, non lo scoprirà mai nessuno. Non è in questo il modo in cui si lotta contro la tentazione. Contro la tentazione si combatte con la parola di Dio nel cuore, come Gesù ha dimostrato nelle sue tentazioni. Ecco il modo in cui noi dobbiamo reagire alle tentazioni, esattamente come ha fatto il nostro Maestro Gesù, con la parola di Dio nel nostro cuore. Sbugiardiamo e svergogniamo e cacciamo via le tentazioni con la parola di Dio. Il Signore è stato il nostro esempio perfetto. Quindi, ora, questo non vuol dire che di per sé le tentazioni sono anche un bene, mi permetto di dire, perché ci permettono anche di farci le ossa. Ecco perché Dio le permette. Quindi questo non vuol dire che i credenti debbono addirittura pregare per essere portati a tale situazione, perché qui il Padre nostro ci sta dicendo, anzi, di allontanarci da queste cose. Piuttosto, appunto, bisogna pregare di essere liberati, perché le difficoltà e le tentazioni rendono l'obbedienza più difficile e quindi sfociano nel peccato. Quindi ricordiamoci, quando uno si sente tentato, è un tentativo di Satana, ecco, tentare è tentativo. Quando veniamo tentati, questo è un tentativo di Satana di farci trasgredire la Torah. Perché in questo consiste il peccato, nella trasgressione della parola di Dio. Quindi i credenti devono pregare per essere liberati dalla tentazione e quindi condotte, come dice il Salmo 23, verso 3, sulle vie di giustizia. Allorché viene poi l'altra clausola, liberaci dal male. Ora, la frase dal male può significare sia il male, in senso generale, le cose malvagie che succedono, le ingiustizie che riceviamo, ma anche una personificazione di questo male, ovvero il maligno. Tant'è che la versione aramaica dice ma liberaci dal maligno. Quindi di chi stiamo parlando? È inutile che menziono il suo nome. Manco a dargli tutta questa importanza. Quindi la migliore protezione del peccato e della tentazione è rivolgersi a Dio e dipendere dalla sua guida, esattamente quello che Gesù ha fatto. Le tentazioni di Gesù non sono semplicemente una narrazione biografica di quello che Gesù ha passato in quel momento, è istruzione. Dobbiamo imitare quello che lui ha fatto in seno alle tentazioni. Ora, poi, i versetti 14 e 15, per concludere questo paragrafo, Gesù, in questi versetti Gesù ribadisce l'importanza di perdonare gli altri, indicando che c'è una relazione diretta tra l'essere perdonati e il perdono che i suoi discepoli devono necessariamente estendere al prossimo, chiunque esso sia. Quindi, come nel verso 12, perdonare i propri peccati qui si riferisce al ripristino e al rapporto personale con Dio. Quindi, così come noi ci riappacifichiamo con te attraverso il tuo perdono dei nostri peccati, anche noi ci riappacifichiamo col nostro prossimo perdonando i torti che ci fanno. Ora, non possiamo pretendere che Dio perdoni noi se noi non perdoniamo gli altri, perché Gesù, quando insegna un concetto che nel mondo, nel pensiero ebraico, è noto come Gmilut Chassidim. Non so se ne hai mai sentito parlare, fratello Alessio, di Gmilut Chassidim.
Questo concetto è uno dei concetti più difficili da mettere in pratica, che in sostanza è ama il prossimo, ama il tuo nemico, prega per i tuoi nemici, benedici i nemici, aiuta i nemici. Ovvero, Gmilulto Chassidim è quel concetto che sarebbe fare del bene anche e soprattutto a coloro che non meritano di ricevere il bene. Il Signore ci salva, ma noi lo meritiamo sta salvezza? No, eppure ci salva. La stessa cosa vale per noi, se dobbiamo imitare il Padre. Perdoniamo e amiamo coloro che non meritano il nostro perdono e il nostro amore. Perché se lo ha fatto Dio con noi, noi chi siamo per non farlo con i nostri simili? Ecco cosa significa imitare il Padre. Non a parole, tutto è basato sull'amore, l'amore di qua, decantiamo l'amore con la bocca, ma poi è con i fatti. Perché nel senso ebraico, ahava, amore, non è un sentimento primariamente, ma è azione. Ama il tuo prossimo come te stesso. Non significa vuoi bene a quella persona, ma fai qualcosa per dimostrare che lo ami. Quindi l'amore senza l'azione non serve a niente. Ecco come si dice anche nel modo inverso, anche se tu conosci questo, anche se parli la lingua degli angeli, anche se tu sei ingenio, anche se tu sei l'uomo più santo di questa terra, ma non hai amore, non serve a niente. Quindi l'amore è un altro pilastro fondamentale della vita del credente. Quindi concludo dicendo che Gesù non sta insegnando a ripetere in sostanza una preghiera a memoria, ma sta raccogliendo insieme alcune clausole che sono le cose più importanti da chiedere nei momenti in cui c'è il bisogno di chiederle. Ecco perché il Padre nostro ripetuto a memoria, senza che vi siano le circostanze per dire determinate cose, diventa una preghiera letteralmente inutile, come quando la preghiera si legge senza neanche farla uscire dal cuore. Ecco, io termino qui il mio intervento. Il fratello Alessio, se vuole aggiungere dell'altro. Sì, amen. Certo, questo è un passo un po' controverso, perché è controverso quando non si conosce tutto il contesto biblico, perché molti, se non conoscono il contesto biblico, possono dire: ah, ma che fai? Dio tenta? Il Dio ti mette in tentazione? Vedete, amati nel Signore, la parola di Dio, come già detto, non si completa in Matteo, ma si completa in Apocalisse. Quindi dopo Matteo ci sono altri libri e tu li devi leggere tutti. Ecco perché l'Apostolo Paolo parlava di tagliare, questo è molto importante, la parola di Dio. Se tu leggi Giacomo, che io prima l'ho aperto, Giacomo 1, praticamente mi sa che sì, ah ok, no, ha smesso, no. Dice che nessuno, essendo tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato. Attenzione, tentazione, fra i tanti significati, ha il seguente: cercare di far cadere. Dio non è venuto, non ha mandato il suo unigenito figliuolo per cercare di far cadere l'umanità, no, no, ma per toglierla dalla caduta, anche perché l'uomo è già caduto. Tentare significa cercare di far cadere. Ecco perché Dio dice, la scrittura dice, Dio non può essere tentato. È perché Dio non lo puoi atterrare. Dio non può essere atterrato e non vuole neanche atterrare nessuno. Infatti, alcuni non sono d'accordo con questo, ma secondo me è una grande verità, Dio non manda nessuno all'inferno. Sono le persone che decidono di andarci. Lasciamoglielo dire a quelli della predestinazione, che si strappano i capelli, e mi dispiace, gli compreremo la parrucca. A me dispiace, ma effettivamente Dio è venuto per liberarci dall'inferno. Ma se uno non vuole essere liberato da Dio, rimani. E infatti poi la scrittura dice: ma è già morto, è già caduto, capito? Non è che deve cadere, no, no, chi non è in Cristo è già morto, è già caduto, punto. E cioè, quindi, quando noi leggiamo Matteo 6,
non indurci in tentazione, la scrittura non vuole dire che Dio manda in tentazione o cerca di farti cadere, no, tutto al contrario. Giacomo dice che noi siamo tentati da la nostra natura. Ecco perché io dico bisogna Dio, ho detto quello che dice la scrittura, che bisogna crocifiggere il nostro io. Infatti, guarda caso, tutto questo non era stato previsto quando io ho introdotto il discorso, ho detto con la caduta dell'uomo è successo il fraticidio. E nel fraticidio, quando noi prendiamo Genesi, capitolo 3, quando nel cuore, vedete quanto è importante quello che c'è nel cuore di Caino già c'era l'omicidio. Quindi Caino aveva già ammazzato in teoria, aveva già ucciso, perché ce l'aveva nel cuore, aveva desiderato, era già compiuto. Infatti poi tra il desiderio e il fare c'è niente, infatti. E infatti il Signore interviene perché? Non perché vuole cercare di tentare Caino, ma vuole che Caino esca fuori. E dice in Genesi 3, nel verso 5, la parte finale dice avendo Dio, no, l'ho perso, era frutto buono, e Dio disse, no, è Genesi 4, scusate, ho sbagliato. Genesi 4, ah, eccolo qua, scusate, ce l'avevo aperto. Genesi 4, 7, dice il Signore a Caino, ora, i desideri che si trovano in te, di esso dipendono da te e tu hai la signoria sopra di lui. Pensate che lui non era pentecostale, battezzato di Spirito Santo, non aveva niente di tutto questo, eppure tu hai la signoria sopra di lui. La Nuova Riveduta e anche altre diranno, ma tu dominalo, oppure tu lo devi dominare. Quindi Dio non è venuto a tentare. No, no, Dio è venuto a liberare l'uomo dalla... Quindi la scrittura, amati, prendiamola sempre tutta quanta. Questo è molto importante. Altrimenti cadiamo in peccato. Amartia, che ha due grandi significati. Il primo è quello che ha detto il fratello Daniele Salamone, che appunto, che cos'è il peccato, che cos'è l'amartia? È la trasgressione della legge. Primo significato. Secondo significato, mancare il bersaglio. Mancare il bersaglio. Wow! Il bersaglio è la croce, è Cristo, è la vita eterna, è il paradiso, è Dio stesso, è la parola di Dio. E se noi cadiamo in questo, manchiamo il bersaglio, non prendiamo il bersaglio, che è la via, la parola di Dio, la via stretta, cambiamo strada, abbiamo sbagliato il bersaglio. Andiamo verso l'inferno. Perché? Perché? Perché sono due strade, una in salita, stretta e faticosa perché in salita, e una molto larga in discesa, che come dico sempre, quando vai in discesa non ti abbia manco il fiatone, quindi all'inferno ci vai fresco fresco, senza il fiatone e pure di corsa. Si dice amen. Tutti i santi aiutano, in quel caso tutti i demoni ti aiutano. Esatto, esatto, amen, eccetera, eccetera, eccetera. E niente, cari amati nel Signore. Poi, infatti, poi mi è venuto in mente quella cosa che poi il fratello ha detto, appunto, qui dice, se voi non rimettete agli uomini i loro falli, il vostro Padre Celeste non rimetterà ancora i vostri falli, e in più, se tu non rimetti agli altri i falli, come puoi pretendere poi che gli altri rimettano i tuoi falli, a meno che tu non pensi di essere uno che non fa falli contro nessuno? Fratelli miei, quando la scrittura dice sopportatevi gli uni gli altri, sta dicendo che siccome noi siamo imperfetti, sbaglieremo sempre gli uni contro gli altri. Infatti se tu metti due imperfetti insieme, sì, qualcosa, una imperfezione si concretizzerà l'uno contro l'altro, perché sono due imperfetti. Quindi noi siamo imperfetti, ecco perché la scrittura dice di sopportarci. E quindi la vita cristiana e tutto questo inizia proprio sotto al tetto di casa nostra. Quindi padri, genitori, figli, marito, moglie, parenti, la chiesa quando si riunisce,
Certamente, vuoi che quando si sta sempre insieme, vuoi una parola sbagliata, una parola, e che succede. E quindi bisogna imparare a sopportarci, ad amarci, a perdonarci, e sempre nella santità. Io non sto parlando poi del peccato, questo, quelle sono altre cose. Adesso parliamo quando le cose funzionano come devono funzionare. E questo è, amati, e concludo, questo è il cristianesimo. Cioè, noi leggiamo questo per imparare a vivere, e queste cose si devono trovare nel nostro cuore in maniera automatica, come ben ha detto il fratello Daniele nei suoi ultimi video. Tutte le misvot di tutti i comandamenti scritti nell'Antico Testamento, la maggior parte di questi si trovano innati dentro di noi. E mi viene, e concludo veramente, una cosa che vi farà ridere, e se voi vi mettete a ridere fate bene, anzi prendetemi in giro per il resto dei vostri giorni. Prima di dirvi questo, vi dico una cosa molto tipica nel giudaismo. Nella Torah c'è un comandamento che è chiamato il comandamento più piccolo della Torah, che non mi ricordo come si chiama in ebraico, che praticamente recita: quando tu troverai un nido per terra con gli uccellini, con le uova, lascialo andare e avrai lunga vita. Questo è il comandamento. Bene, se il comandamento più piccolo della Torah ti dà lunga vita, pensa quanto è importante questa cosa qua. Bene, nella vita di un cristiano queste cose, anche se non le ha mai lette nello specifico o non ci ha posto la mente, si trovano in maniera naturale, innata. Infatti io correvo, poi mi sono fatto male alle ginocchia e purtroppo ho dovuto smettere, ma ho corso per proprio tantissimi anni, tipo per 15 anni, e io mi ricordo che quando io andavo a correre e passavo dove c'erano proprio le formiche tutte lì, io le scavalcavo, cercavo di non fargli del male, capito? Perché, ma non per mettere in pratica la parola, perché ho detto: perché le devo uccidere gratuitamente? Se mi entrano dentro casa le faccio, cioè 100 tipi di bygone, ma fuori gratuitamente, se non è che faccio come gli indiani che no, non esageriamo, ma il principio di non danneggiare la natura, di non danneggiare gli animali, senza andare oltre, poi come no, non è normale. Dico, gratuitamente, se io posso risparmiare la vita a un essere vivente, ma per quale o non farlo soffrire? Il principio biblico di non mangiare il sangue, non bere il sangue, non è solo non bere il sangue, ma è anche non mangiare l'animale vivo, come fanno ancora oggi in Cina e in molte parti del mondo. Cioè, il dolore, il male, il fare del male, l'uccidere gratuitamente anche un animale, questa cosa qua si trova, almeno, cioè io lo vedo, si trova già dentro di noi. Non so se sto dando in legge etica e morale scritta nel cuore. Quindi queste cose sono già nel nostro cuore. E concludo. Stai dicendo, è già scritto in Romani 2. Per il resto dei miei giorni vai tranquillo, io non mi offendo. No, io sono d'accordo, perché anche quando ero più piccolo, un mio compagno di classe, molto amante degli animali, mi ha fatto il tuo stesso discorso. Perché quando cammino con la bicicletta vedo lo scarafaggio, crack, lo devo ammazzare? Perché? Ecco, il concetto è... Però ovviamente, come che il gatto ti attraversa all'improvviso. Siamo adesso, mo famo come gli indiani, gli induisti. No, non c'entra niente, perché per l'induista la formica è lo zio morto, ecco. Appunto. No. Anzi, se entrano dentro casa, falle fuori tutte le formiche. Ecco, perché quello è un ambiente, luogo sacro che non fa. diciamo, il discorso che tu hai fatto su queste, diciamo, norme etiche e morali scritte nel cuore, già ne parla Romani 2, perché ci sono quelli che non conoscono la legge scritta, ma ce l'hanno scritta nel cuore e l'adempiono per natura.
Ecco, quindi è un concetto biblico, è pienamente conforme. Quindi, niente, discorso penso completato per oggi, quindi direi che la nostra bella ora e 44 minuti ce la siamo fatta. Quando uno parla, uno poi non la smetterebbe più, perché vi dico sinceramente, mi piace confrontarmi e argomentare insieme al fratello Alessio, quindi veramente il Signore possa continuare a benedire questi incontri, anche coloro che ascoltano, che seguono questi video. Quindi grazie, quindi, a quelli che si sono collegati in questa live. Bene, io vi saluto calorosamente, anche se fa caldo, dovrei salutarvi frescamente, sarebbe meglio. Quindi noi ci vediamo prossimamente per un ulteriore video, quindi buonanotte a tutti e che Dio ci dica. Pace, fratello Alessio. Pace e pace a tutti.